Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Diletta Leotta ha svelato l'arrivo di un nuovo maschietto nella sua famiglia. Ecco l'annuncio del nuovo membro della famiglia. Diletta Leotta, lieto annuncio. Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più amate degli ultimi anni. Attualmente impegnata su DAZN e sulla bocca di tutti per via della sua bellezza e delle sue vicende amorose, oltre che per il suo lavoro. Diletta Leotta è il nuovo arrivo in famiglia. Nata nel 1991 a Catania, comincia ad interessarsi al mondo della televisione da giovanissima, prendendo parte al concorso di bellezza Miss Muretto a soli 15 anni e poi presentarsi alle selezioni di Miss Italia 2009, dove però viene scartata sin dalle fasi di preselezione, non riuscendo a entrare nella rosa delle ragazze che si presentano in puntata. Inizia il suo percorso da conduttrice prendendo parte a molte trasmissioni a tema calcistico della Sicilia, dove presenta anche il Festival della Canzone Siciliana, per poi cominciare a lavorare per Sky come meteorina a Sky Meteo 24. Dopo questa esperienza prende parte ad uno speciale riguardante il compleanno dell'allora neonata emittente televisiva La 5, per poi diventare conduttrice di un programma televisivo su Poker Italia e di RDS Academy, impegni che svolge prima della fama nazionale. Diletta Leotta e il nuovo arrivo in famiglia. Diletta Leotta da DAZN. Il suo successo arriva con il commento degli europei, dove nel 2016 affianca Ilaria D'Amico in degli speciali sulla competizione calcistica e viene notata dai fan e dalle televisioni, diventando una delle donne più apprezzate in questo campo. Sostituito Amy Schilla nella conduzione di Gold DJ, la Leotta nel 2017 viene invitata sul palco del Festival di Sanremo, per poi bissare anche nel 2020, dove recita un monologo sulla bellezza, scatenando una polemica per via del fatto che lei stessa si è sottoposta a degli interventi chirurgici e quindi il pubblico vede il suo discorso come un paradosso. Il nuovo amore di Diletta. Dopo aver condotto Miss Italia 2018 con Francesco Facchinetti è sulle pagine di cronaca rosa di tutta Italia nell'estate del 2021 per via della sua relazione con l'attore turco Gian Yaman, che sembrava doversi concludere con un matrimonio in vista. Dopo qualche mese i due però si separano senza alcuna motivazione e ancora oggi, dopo quasi un anno, molta gente pensa si tratti solamente di una finta relazione fatta per far parlare di sé. Diletta Leotta e il nuovo arrivo in famiglia. Diletta Leotta, nelle ultime storie di Instagram, ha svelato l'arrivo di un nuovo membro della sua famiglia che le ha portato molta felicità. Stiamo parlando di Lillo, un cagnolino che la donna ha deciso di tenere con sé per allietare le sue giornate. Come possiamo vedere dalle storie pubblicate sul social, Lillo è molto tenero e la Leotta sembra essersene completamente innamorata. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.